radiofonica.com. E qui siamo appunto per l'intervista ai One Dimensional Men. Ci riflettevamo proprio sul nome del vostro gruppo, no? Per cui il bisogno dell'individuo, come appunto diceva Marcuse, si riduce al bisogno atavico di produrre e consumare. Ma è consumare spesso non per un reale bisogno, ma per l'induzione ricevuta dalla società. Il nome È del una gruppo. storia antica questa, è una Sì. vecchia storia, dimmi. E il nome del gruppo vuole essere una constatazione di questo o comunque un modo di evasione, se vogliamo. No, Gesù Santo, il gruppo deriva direttamente dal titolo di un saggio filosofico di Herbert Marcuse, cioè l'uomo ha una dimensione. Quel saggio, Herbert Marcuse, lo ricordo per chi non lo sapesse o per chi lo sa già, chi se ne frega, Herbert Marcuse è stato uno dei grandi filosofi marxisti della scuola di Francoforte, ebreo comunista, emigrato durante la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, così come Adorno, come Horkheimer, come i suoi insomma, colleghi universitari, non come Benjamin, che invece nel tentativo di fuggire preferì il suicidio in Francia. Quindi si tratta di un'opera filosofica di grande valore per la contemporaneità. E peraltro l'uomo ha una dimensione, era quel libro che tenevano in tasca gli studenti rivoltosi di Berkeley nel 67-68, quindi ha un valore storico, come dire, il nome del gruppo è un'evocazione, come dire, alla rivolta politica, ma anche dei costumi e del modo in cui abbiamo di vivere nella società capitalistica, che secondo me è valido ancora oggi, anzi, soprattutto oggi, in cui vediamo il fallimento totale della nostra società, in particolar modo nel nostro paese, qui in Italia. Ho capito, grazie. Senti, 1000 Doses of Love è un album con 9 brani, i cui pezzi sono collegati poi al tema dell'amore e anche al tema del fallimento dell'amore. E questo tema ritorna spesso nei vostri testi, come anche in quelli poi del Teatro degli Orrori. Perché siete così affezionati a questa tematica? Ma per me l'amore è un espediente narrativo per parlare d'altro. È un espediente narrativo per poter, perché che cos'è l'amore nel nostro vivere quotidiano in questa società qui? È una relazione sociale innanzitutto, e in questa relazione sociale spesso si nascondono, e questo è evidentissimo nei testi di One Dimensional Man in particolar modo, si nascondono le più terribili ingiustizie e abusi. Quindi io uso l'amore come un espediente narrativo, non sono Laura Pausini o Enzo Mazzocchi, ecco, Grazie a Dio. racconto l'amore, ma raccontando l'amore racconto le difficoltà di ogni giorno, le contraddizioni della società. Anche perché la vita è breve, che cos'è in confronto Ad l'amore, esempio, la vita è breve, e qui ci riferiamo all'ultimo disco del Teatro degli Orrori, la vita è breve è il racconto di un uxoricidio. Ora, io ho scoperto tempo fa che la violenza è il primo motivo di morte delle donne in Italia sotto i 30 anni, mentre l'incidente stradale è il primo motivo di morte per i maschietti sotto i 30 anni. La statistica è una disciplina antipatica e noiosa, ma racconta il paese. Sentimi, È triste dirlo, ma è così. i One Dimensional Men hanno sfornato 4 album con Sì. 3 etichette diverse. Ma allora, perché? Mi chiedi il perché di Sì. questo? Ma guarda, allora, i primi 2 album sono usciti su White Records. White Records non esiste più da qualche anno. Il terzo album, se ricordo bene, You Kill Me, è uscito per Gamma Pop. E Gamma Pop, se ricordo bene ancora, non esiste più. Il Ah, bene. quarto album è uscito su Ghost Records e Midfinger, e Ghost Records e Midfinger esistono ancora. Ecco, in realtà il mercato delle etichette indipendenti è piuttosto volatile nel nostro paese, perché sai, spinti dall'entusiasmo, molti ci provano, ma poi si ritrovano, ci siamo tutti ritrovati a che fare con il crollo della vendita dei dischi, dei supporti, sono andati tutti in fallimento. Questo è un po' sono i tempi che cambiano, e un po' naturalmente sono dovuto al fatto che c'è la rete, c'è il free downloading,
selvaggio è diventato difficilissimo fare un'etichetta indipendente in questo momento particolare. E dato che sono usciti degli Credo che questo sia il motivo, ecco, capisci? Poi sì, noi prediligiamo naturalmente le etichette indipendenti, ma per il semplice fatto che le majors non hanno nessun interesse a fare del rock, a circuitare cultura, ma non seguono neppure il know-how e la cultura sufficiente per poter affrontare il rock in genere, non ce l'hanno, non gli interessa, preferiscono costruire a tavolino piccoli, grandi progetti super commerciali da music control, che naturalmente non hanno niente da dire, no? Completamente privi di contenuti, e così facendo sperano di riuscire a rendere ancora qualche disco ad un popolo di ovini e bovini che siamo diventati. Dunque l'etichetta indipendente serve proprio a questo, un po' a scontrarsi con uno status quo culturale, musicale, che noi remiamo in direzione opposta e contraria al music control e alle grandi major. D'altro verso l'etichetta indipendente è più efficiente, c'è gente, quando noi ad esempio adesso siamo con Tempesta è un gruppo di persone entusiaste di ciò che fanno, lo fanno vocazionalmente, quindi lo fanno per il piacere di farlo, e le cose stanno andando bene perché in questo particolarissimo momento storico nel nostro paese sta rinascendo la voglia di contenuti, di poesia, di impegno politico, di etica. Forse siamo stanchi di tanto edonismo, della superficialità, no? Siamo stanchi, anche i più giovani cominciano a capire che insomma, quando è troppo, ecco. Quindi per il nuovo album, anche dei One Dimensional Man, va a fiderete alla Tempesta? Sì, però per l'occasione la Tempesta ha fondato una nuova sottoetichetta, si chiama La Tempesta International, che dedicherà i propri sforzi a gruppi italiani che cantano in inglese o a gruppi non italiani che non cantano in lingua italiana, perché tu, come saprai, La Tempesta ha dedicato tutti i propri sforzi negli ultimi anni, anzi da quando è nata, ai gruppi italiani che cantano in lingua italiana. Ascolta, quindi adesso voi portate avanti due progetti, il Teatro degli Orrori e One Dimensional Man. Esatto. Noti delle differenze, ad esempio nei live, come pubblico, come risposta fra un gruppo e l'altro? Beh, le devo immaginare queste differenze, perché debuttiamo questa sera al TPO, debuttiamo, quindi a questa risposta, cioè questa domanda potrei risponderti questa notte, verso la mezzanotte, cioè verso l'una di notte, quando avrò finito il concerto. Magari paragonando i vecchi concerti, insomma. Sì, perché concerti, chiaro, è naturale che cantando in italiano la gente ti capisce e quindi si innamora delle canzoni, non tanto delle fatue rockstar che si avvicendano sui palcoscenico, si innamorano delle canzoni, e questa amorevolezza la esprimono nei confronti dei contenuti. Con l'inglese è un po' diverso, perché l'inglese diventa una maschera, un media tra ciò che voglio dire e ciò che dirò. E noi in Italia non parliamo la lingua inglese, resta comunque il fatto che One Dimensional Man posseggono una brutalità ed un radicalismo nella performazione dei pezzi che è superiore a quella del Teatro degli Orrori. Credo che questo sia anche un buon momento per riproporre questo radicalismo, proprio perché mi auguro che almeno una parte del pubblico del Teatro degli Orrori, soprattutto i più giovani, abbiano voglia, si sentano incuriositi dal progetto One Dimensional Man. Batteremo in faccia il rock come lo facevamo 15 anni fa. Sì. Voi avete anche da poco partecipato, però con il Teatro degli Orrori, al Woodstock 5 Stelle. Sì. Fra anche le mille polemiche dei fan, io ho visto sulla tua pagina Facebook, insomma. Sì. Sì, ma io queste polemiche le trovo sterili e inadeguate, insufficienti. Infatti io volevo proprio chiederti, uno, con quale spirito avete partecipato, e due, cosa vi sentite di rispondere a questi fan che invece ne hanno fatto una polemica abbastanza sterile? Sì, noi abbiamo partecipato con lo spirito di esserci, insomma, quindi della testimonianza.
ci siamo anche noi insieme a tantissimi altri.